Baby gang e rapine messe a segno tra giugno e luglio. I carabinieri di Cantù hanno eseguito nelle scorse ore un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un sedicenne su richiesta della Procura della Repubblica per i minorenni di Milano. Le indagini sono state avviate dopo diversi colpi andati in scena tra Como e la Città del Mobile negli ultimi due mesi. In base a quanto emerso, il giovane, che avrebbe agito insieme con un gruppo di ragazzi, è finito nei guai per una serie di rapine aggravate. 4 gli episodi contestati, che risalgono al 29 e al 30 giugno scorsi a Cantù, al 2 luglio a Como e l'ultimo al 14 luglio ancora a Cantù. Le vittime sono coetanei. Nel primo caso, dietro violenze e minacce, si sarebbe impossessato di un cellulare e di un gioiello in oro. La vittima aveva ricevuto anche un pugno in pieno viso. Il giorno successivo avrebbe aggredito, sempre insieme con altri ragazzi, 3 giovani e avrebbe portato via una collana d'oro. I fatti del 2 luglio a Como hanno visto invece 2 gruppi contrapporsi. Il giovane arrestato era con altre 24 persone. Insieme avrebbero avvicinato e aggredito altri 7 ragazzi, portando via borse e telefoni. Infine, a metà luglio, l'ultimo colpo con annessi, pugni e catene in oro rubate. Il sedicenne arrestato è stato trasferito all'istituto di pena minorile Cesare Beccaria di Milano. Riaffermare la legalità è il presupposto per tutelare il senso di comunità. Interviene così il deputato della Lega e sottosegretario all'interno, il canturino Nicola Molteni, in merito all'arresto del minorenne accusato di aver commesso una serie di rapine tra Como e Cantù nei mesi scorsi. Un episodio che riporta sotto i riflettori il fenomeno ormai dilagante delle baby gang. La risposta ad aggressioni, pestaggi, rapine e violenze commessi da giovani e giovanissimi è duplice, dice Molteni. Allo strumento sanzionatorio e repressivo, con l'azione lodevole delle forze di polizia e della giustizia, va affiancato un serio patto educativo che coinvolga le migliori energie della società, del mondo sportivo, dell'associazionismo. Da parte delle istituzioni nazionali e locali e delle forze dell'ordine, conclude il deputato leghista, l'attenzione continuerà ad essere elevata perché la sicurezza è la precondizione per la crescita e la coesione sociale dei territori. Non tolleriamo che questi fatti accadano sul territorio, sottolinea l'assessore alla sicurezza del comune di Cantù, Maurizio Cattaneo. Le fasce interessate sono sempre più giovani, per questo cerchiamo di fare di tutto sul fronte della prevenzione. Abbiamo promosso diversi incontri sulla legalità nelle scuole. È necessario creare il miglior ambiente possibile per i giovani e offrire loro la possibilità di impegnarsi in diverse attività che li portino lontano dalla strada. Vanno coinvolti a tal proposito numerosi soggetti. Continueremo con l'opera di contrasto a questi fenomeni.